Ho avuto il piacere di conoscere Stefania il primo giorno che sono entrato a Mentana per realizzare quel ristorantino che è sotto casa sua. È stato un incontro estremamente sgradevole perché ho parcheggiato il furgone davanti all'ingresso del suo box. Quindi esce fuori una donna di un dinamismo esagerato che comincia a inveire contro di me per occupare il suo spazio e questa cosa mi lasciò abbastanza carina. Ma che vuole questa? Ma non esce fuori, ma chi è sta matta? E lentamente, giorno dopo giorno, vede che cambia completamente atteggiamento, ci guarda con maggiore simpatia. Qualche volta è entrata anche dentro, mi chiede sempre e più spesso scusa per questa sua aggressione verbale e si rivela una donna stupenda, simpatica, estremamente disponibile. Ne parlo con i miei figli, i quali avevano conosciuto Stefania presso il suo ristorante e mi raccontano di una donna di un dinamismo inaudito. Teneva in mano tutto quanto il ristorante, era il punto di riferimento per tutti i suoi avventori. Madonna, estremamente capace. Quando c'è stata data questa tristissima notizia, tardo pomeriggio di sabato scorso, è stato straziante. Questa cosa ci ha messo una tristezza dentro perché veniva meno un riferimento, la locanda di Bacco comunque era un ottimo ristorante che ribadisco di cui lei ne era il dinamismo portato all'eccesso. Sapete questa figura, questa persona, madre di due ragazze molto giovani, a cui oggi toccherà avere il compito di continuare su quell'esperienza già iniziata brillantemente. Questa cosa è stata straziante, questa notizia. Mi dispiace che la terra sia lieve. Ciao Stefano.